commissari, signori soci, noi siamo testimoni di una delle fasi più pesantemente negative della storia della nostra comunità cittadina. Le vicende della SCS Banca Popolare sono uno degli aspetti di questa brutta e negativa vicenda, a più di un secolo dalla costituzione della Banca Popolare Cooperativa, quando essa fu costituita nel 1895 con uno spirito veramente di collaborazione e cooperativo con la nostra città e con le sue maggiori istituzioni. Faccio presente che in quegli anni, negli anni immediatamente successivi, Spoleto accolse la manifattura SPA, che noi conosciamo come cotonificio, che fu una delle imprese che ha dato più lavoro ai nostri concittadini. E lo fece perché avevamo costituito un consorzio idrico con tutti i comuni della Valle del Nera e del Velino per ricavarne sufficiente energia elettrica e motrice. Eravamo un comune leader. Scusi dottore, mi scusi se l'interrompo. La regola è, a cui la prego di attenersi, a parte la durata, una diretta attinenza. Arrivo subito. Economico, quindi forse se la prendiamo un po' da. Arrivo subito all'oggetto. Eravamo leader di un territorio. Benissimo, quindi. E la nostra banca doveva servire gli interessi principalmente di questo territorio. Ora, ascoltando la relazione dei commissari e la loro giusta e condivisibile azione di responsabilità che ne è scaturita, devo qui dire che, come coordinatore di un comitato di soci azionisti costituito molti anni fa insieme al compianto Paolo Uccellani proprio in difesa di questo istituto, noi ravvisiamo in questa azione di responsabilità alcune caratteristiche di non sufficiente ampiezza, perché naturalmente le società che hanno agito nel settore immobiliare, che è sostanzialmente estraneo allo spirito e alla lettera dello statuto della nostra cooperativa, dobbiamo sapere chi l'ha fatta, dobbiamo sapere chi l'ha creata, dobbiamo sapere chi ha conferito a queste società il denaro per poter essere costituito. E allora, proprio a nome del comitato che adesso vi citavo, io vi annuncio, cari soci, che noi prenderemo in mano l'azione di responsabilità dei commissari e, se possibile, dietro naturalmente il consiglio e la condivisione di un esperto legale che ci dia il conforto della sua conoscenza della disciplina, faremo le nostre azioni perché a questa azione se ne aggiunga un'altra condivisa e sottoscritta da soci che, come è previsto, è possibile e verrà naturalmente realizzata nei tempi che avremo di fronte. Quindi ho voluto cogliere questa occasione per dare annuncio di questa nostra azione e sostegno, diciamo, di una certa azione di pulizia, se vogliamo chiamarla così, relativamente a queste ultime vicende della SCS. Che erano stati iscritti prima di me. Comunque è sempre un piacere parlare da questo palco perché mi ricorda tempi migliori, sicuramente. Chiedo scusa per la voce, ma è quella che ho. Io volevo parlare proprio dell'azione di responsabilità. Esce sui giornali, io sono uno dei destinatari dell'azione di responsabilità, ancora oggi, non lo ho. Ci sono fughe di notizie,
in quali ambienti non lo so, ma sicuramente fughe strane di notizie. E volevo sottolineare un aspetto. Io sono uscito dalla Fede dei Servizi nel 2006 presentando una lista in contrapposizione alla lista che era in quel momento. E nel 2006 la Banca Popolare di Spoleto e la Spoleto Credito e Servizi godevano di ottima salute, di grande salute. Sono rientrato, sfortunatamente dico a questo punto, nell'assemblea del 17 dicembre 2011, quindi cominciamo ad operare nel gennaio 2012, e trovammo una situazione all'interno della Spoleto Credito e Servizi pressoché drammatica, questo sicuramente. E abbiamo tentato di governare in quell'anno la Spoleto Credito e Servizi facendo quello che i commissari successivamente allo scioglimento degli organi sociali poi hanno fatto, tentando di fare quello che i commissari poi non sono nemmeno loro riusciti a fare, perché il collocamento delle 16 milioni di immobili con operazioni che secondo me sono illegittime e le ho comunicate ai commissari non solo per iscritto ma con dovizia di documentazione, furono fatte dall'ottobre 2006 e successivamente, creando delle società immobiliari che erano in netta contrapposizione di quanto previsto dallo statuto, che nell'articolo 2, commi 1, 4 e 5 prevede il divieto di acquisire partecipazioni di controllo che non siano funzionali all'attività istituzionale della società o al fine di creare servizi per i soci nell'ambito dello spirito cooperativistico. Non di meno, l'allora presidente del CDA Cardarelli Fabrizio, in spregio delle previsioni statutarie nell'anno 2006, costituiva la SCS Gestione Immobiliare, la famosa Villa Palma di Terni, non so se qualcuno ce l'ha echeggiare all'orecchio, partecipata al 100% con il solo fine di acquisire un'importante area edificabile. Accaduta poi con il sistema delle scatole cinesi, venivano istituite una serie di società con finalità esclusivamente immobiliari, quali la Progresso Holding SpA, con un indebitamento immobiliare di oltre 8 milioni, la Parking for Camper con un indebitamento di circa 3 milioni, la Edistart per la edificazione dei centri commerciali con un indebitamento di oltre 4 milioni. Totale dell'indebitamento su Terni di circa 16-17 milioni di acquisizione di immobili che oggi valgono meno di 10 milioni, per cui la previsione dei commissari di un deficit di 8 milioni io la considero estremamente ottimistica. Voglio dire che non si può fare di tutta l'erba un fascio, dottor Brancatoro, professor Brancatoro, illustre avvocato che io stimo sicuramente molto più di quanto egli stesso non creda, però non si può fare di tutta l'erba un fascio. Il Consiglio di amministrazione, nominato a gennaio del 2012 e commissariato il 12 febbraio 2013, ha fatto solo un'operazione importante cercando di tamponare tutte le soluzioni che ha trovato presenti in quel momento all'interno della società, cioè quella di aver dato l'incarico al IMI San Paolo per cercare di sostituire il Monte dei Paschi, che aveva chiesto di uscire dalla partecipazione della Banca Popolare di Spoleto. Questa è l'unica operazione che il Consiglio di Amministrazione ha fatto, oltre a tentare di vendere quegli immobili, per i quali poi tra l'altro io ero nei consigli di amministrazione di quelle società di Terni, nominato ad agosto 2012, ho messo in liquidazione le società, ho proposto di mettere in liquidazione le società ad agosto 2013 in costanza e in presenza dei signori commissari. Voglio dire, non mi sento responsabile di aver creato danni a quelle società e alla Spoleto Credito e Servizi, lo dimostrerò
come diceva l'esimio avvocato Marcucci, nelle sedi appropriate. Ma quel consiglio di amministrazione e i colleghi del consiglio di amministrazione della Spoleto Beni e Servizi non hanno queste responsabilità che sono, a cui è stata abitata. Vedrò quando mi arriverà la notifica dell'azione di responsabilità che cosa contiene, quali sono gli addendi che mi vengono fatti, però contesto questo di aver coinvolto in questa azione di responsabilità persone che responsabilità non hanno, escludendo persone che invece hanno grosse responsabilità. Grazie e buongiorno. Sono quello che nell'88 presentò la lista unitaria dopo il commissariamento e, come è stato ricordato dal socio Calabresi, poi la banca dopo quel commissariamento fu rilanciata con piacere di tutti. Ecco. Sono anche quello, adesso, scusate questa mia autocitazione, che nell'assemblea del 2006 non riuscì a concludere il suo intervento perché poi subissato dai fischi. Spero che non mi succeda questa volta. Voglio ricordare, questo sì, che secondo me le vicende della banca e anche della cooperativa cominciarono ad andare male proprio da quell'assemblea. È stato ricordato qualcosa, non voglio ritornarci. Ora però ci vorrei l'obbligo di dire, io sono l'ultimo della lista numero uno, speravo venisse approvata il numero dei sette, così io non entravo, però non è avvenuto. Dico che ci corre l'obbligo di dire qualcosa, che fare, perché dopo la relazione del Presidente, molto sincera, molto veritiera, e molto anche drammatica dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, e c'è poco da dire. Chi andrà a amministrare, avrà il coraggio di amministrare la rete dei servizi, si deve porre il problema se liquidarla o rilanciarla. Mi pare che queste sono le due cose. Ecco, io sono tra quelli che avrei la speranza di poter dire la rilanciamo nonostante tutto, per vedere se si può fare qualcosa per il bene di questo territorio, perché, come è stato ricordato più volte, la banca vuole rispondere ai loro servizi, sono legatissime e devono rimanere legatissime a questo territorio. Quindi dobbiamo fare del tutto per salvare i loro servizi, per vedere di non mettere in liquidazione. Facendo che cosa? Credo che inevitabilmente bisognerà cercare anche altri finanziatori, oltre il Banco Desio. Vedere se sul mercato c'è qualcuno interessato a far vivere la rete dei servizi, per che cosa secondo me? Qual è il patrimonio che ci rimane? Sono i soci, sono i 18.000 soci. Mi faccio una cortesia, se viene avanti forse lei può sentire meglio. Allora, ringrazio, posso così parlare, va bene? Ringrazio i commissari per il lavoro svolto. Non spetta a noi dire come hanno lavorato. Sono stati nominati dalla Banca d'Italia, qui noi stiamo come sempre superando le regole. Si superano gli cosa dobbiamo dire, nonostante il Presidente dell'Assemblea abbia detto che si parlava soltanto sulla relazione dei commissari. E allora io personalmente ringrazio il lavoro fatto. Se ci sono delle incongruenze o qualche illegittimità, sicuramente, se ci sono, ci sono le autorità giudiziarie che devono fare questo. Chiudo quindi il primo aspetto del dottor De Fonso, che sostanzialmente metteva in discussione le attività poste in essere dai commissari. No, dottore, non ho capito. Assolutamente no. Perfetto. Non ha capito niente. Lo so, mi dispiace per lei, ma sai, noi non veniamo da Milano e abbiamo un modo di parlare.
E anche, se anche fosse, che c'è di male? Scusa. Nessuno, dico soltanto che c'è un'autorità. Non esprime la propria opinione. Ma nessuno ha detto qualcosa, le dico soltanto che in un paese normale ci sono dei luoghi deputati per verificare l'operato di chi amministra. Sicuramente non è qui. Potremmo criticarlo, ma se avranno fatto bene o male, vi è l'autorità giudiziaria. Secondo punto è sull'azione di responsabilità. È uscito un articolo su un noto giornale online dove metteva in dubbio che le azioni di responsabilità che sono state avviate dai commissari potevano essere in qualche modo condizionate dai grandi elettori. Vi garantisco da parte nostra, innanzitutto, che non vi è nessuna interruzione del giudizio. Non è che con la fine del commissariamento le azioni legali si interrompono, le azioni di responsabilità. Le azioni di responsabilità proseguono. Quindi sono lì e ci sarà le autorità giudiziarie che dovranno decidere. Grazie.